aspetta, tractor. Stiamo trovando, stiamo rifacendo randonautica. Dove Perché siamo già in posizione. Ecco qui. ci porterà questa volta? Adesso vediamo. Partiamo con la macchina. Portaci in una casa abbandonata. La stessa cosa. Vuol dire che andiamo lì? 5 minuti in macchina. Andiamo. Ma che zona è, scusami? Nike. Per forza, ma che sia. Ti Procedi in direzione sud da via Giacomo Matteotti verso via Italia. Io dovrei mettere la cintura però. Tra 200 metri, alla rotonda, prosegui dritto per rimanere su via Veneto. Quindi devo andare di là a sinistra. A destra. Siamo stati a fare randonautica. Sì, eravamo in mezzo al bosco, eravamo praticamente. Minchia, siamo partiti senza pila, senza niente. Proprio così, all'avventura. Minchia, proprio l'avventura è proprio sprovvisti perché era proprio la nostra prima esperienza con randonautica in Nautica, Alicante. Minchia, mi esatto. ricorderò sempre. Ci ha portato proprio in mezzo a questo Bosco. campo, cioè in mezzo al bosco prima, e poi siamo trovati in questo campo Tra all'aperto. 600 metri, alla rotonda, Esatto, proprio, come prosegui il dritto campo, per cioè rimanere su via proprio. Ornago, SP Per capire anche che c'è 570. quasi la luna piena. Stanotte Si vede? si vede abbastanza. Si capisce dove è lo zoom, ya. Zoomio è con i due tasti la Zoomio. Ah, ecco. Zoomio! Lo zoomio. Dove ci Quasi porta? luna piena. Quasi. Quasi, minchia. Domani in teoria è poi la festa del raccolto. Domani divento La luna del licantropo, raccolto. divento licantropo, domani. Oggi sono Teddy, domani sono licantropo. Era sempre Tra dritto. 600 metri, alla rotonda, prosegui dritto per rimanere su via Giugali. Comunque sta calando la luce, eh? Ma siamo provvisti adesso, Sì, minchia. questa è quella provvista. Un grazie a Tecnoferramenta, che ho già Ferramenta. Demolvora, Non c'è che più. ci ha venduto questa torcia super potente, fantastica. Adesso riusciamo a vederci meglio. Qua, cosa dice? Sempre dritto. Dopo la rotonda dritto. Le avventure di Re di Cante. Tra 100 metri, svolta a destra. Questo punto è un volume. Svolta Oh a mamma. destra. Poi mi svolta a destra. Adesso. Allora, prima randonautica fallita perché ci ha portato davanti A una ditta un'azienda che è privata. e non si potrebbe entrare a meno che dici io facciamo un'altra strada. È Però questa proprio strada è chiusa. dietro. È dall'altra parte. È qua È in dietro. mezzo al campo, eh. Se quindi noi andiamo dritto dove siamo arrivati prima e finiamo fuori, quindi è dietro, in pratica è dietro. Dietro dall'altra parte di qua praticamente. Facciamo una cosa, andiamo dietro. Adesso noi ci Perché stiamo qui puoi andare di scoprendo. qua comunque. Vai, la lasciamo vedere meglio, diciamo. Da quella parte puoi andare. Tra 150 metri, svolta a destra. È dietro qua, tutto dietro qua. Tutte dritte sono. Questa strada chiusa poi. Fai una inversione a U. Vedi che comunque siamo lì. È in mezzo al campo. C'è un campo dietro. Tutte dritte, non si può neanche andare. Cazzo, è dietro qua. Una volta torniamo indietro di là. Tra 100 metri, alla rotonda prendi la prima uscita e prendi via Giugali. Ma tu filma in giro qua. Perché la
dite qua, il campo è qua, eh. Tra 100 metri fai una inversione a U. No, non faccio inversione a U. Fai una inversione a U. Non la faccio. Campo è un campo. È tutto campo, eh. E tu lo vedi? E non vorrei che sia quella lama, mi sa che ci abitano là dentro. No, c'è una casettina. È una casa. Guarda che mi stanno anche guardando qua. Vabbè, cosa c'entra? E mi sa che quella là in fondo, Marco. La vedi là in mezzo alle sterpaglie? Quella è una casa. È una cascina quella là. È una casa di un contadino, guarda. Quella lì in mezzo alle sterpaglie, sì, Manuel. Sì, cioè, è quella. L'ha trovata, però. È quella lì. Si vede niente invece. Allora, abbiamo fallito la prima ronda nautica, vediamo la seconda. Portaci in una casa abbandonata. Non ci sono anomalie qua. Portaci in una casa abbandonata. Portaci in una villa abbandonata. Portaci in una villa abbandonata. Ornago, sempre Ornago. Due 7 minuti. Sì, Ornago è qui. Marco è sempre quella. Vicino. È qua. C'è una villa. Ma non è abbandonata. Devi entrare qua dentro. Ma l'abbiamo già passata. È abbandonata. È qua. È qua dentro, mi sa. Prima, quando ci ha indicato... Prima ha detto villa, sì. Dove era la villa quando... Sì, c'era un viale che portava qualcosa. E questo viale dove è che vedi? Era dall'altra parte. Qua? No. Tutto qui là. Sì, veramente.
dritto. Riusciamo a vedere la casina da qua. Sì, si riesce a vedere, sì. Intanto ho accendo le luci. Beh, in effetti guarda qua. Prova a chiedere un qualcosa. Aiuto. Chiedi? Chiedi qualcosa. Aspetta che sto facendo la ghost cam. C'è qualcosa? Spirito. È buono o cattivo? È buono o cattivo lo spirito? Spirito qua con noi? C'è uno spirito qui con noi? Scrive con le dita che vanno, non si sente una minchia. Dove sei? Non avere paura. Morire. Hai paura di morire? O sei morto e non te ne rendi conto? Relazione. Cosa ha detto? Relazione. Relazione. Appoggiare. Appoggia la pannocchia, non vuole che prendi la sua pannocchia. Invece me la porto a casa. Dice qualcos'altro? Sopra. Appoggiare? No, ho detto sopra adesso. Sopra dove? Posso prenderla? Posso prenderla? Istante. Vuol dire che puoi prenderla. Com'è? È matura, Marco. Ma che matura? Sì, sì. Congresso. Muovi qualcosa? È
forse è stato il vento comunque. Ho detto muovi qualcosa. Senti? Ma è l'aria questa? Simile. Qualcosa di simile. Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Rivolgere. Rivolgere. Sì, ci stiamo rivolgendo a te, vorremmo sapere come ti chiami. Da dove vieni? Da dove vieni? Peggio. Peggio addirittura? Non sei di questo mondo allora. Randonautica ci ha portato da te. E lì? Vogliamo scendere qui nel campo a vedere? Ah, c'è un campo proprio... Beh, se tu guardi, presso poco la casa abbandonata era lì, no? Oi! Chi sei? Ma dai. Cosa ho detto? Non riesco a capire. Sei un contadino? Sei un contadino? Cosa ho detto? Non riesco a capire. Mi stai comunque rispondendo. Sei una donna? Sei una donna? È un uomo? Non mi avevi risposto. Sei un uomo? Sei un uomo? Sei un soldato? Cosa ha detto? Riesci a sentirlo? Sei un soldato? Mi metto i soldati perché comunque mi mettono un po' le terre dei contadini, dei soldati che scappavano dalla guerra, no? Sono delle voci, senti? Come ti chiami? Vuoi iniziare con la tavola Ouija? Sei sicura? Ma quanta pubblicità! Sei un uomo? Chiudiamo, chiudi. Chiudiamo. Niente. Cosa niente? Niente, io chiedo. Cosa vuoi tu mi ha scritto? Niente. Chiudo. Arrivederci. Non sai mai cosa puoi aprire di varchi con la tavola Ouija, ricordatelo. Anche se è un cellulare. Goodbye. Non ti ha fatto fare il goodbye, aspetta. Continua, non ti ha fatto fare il goodbye.
No. N? No. No. Nonno. Sei tu che ci stai scrivendo? Sì. Nonno. Ti ho appena risposto sì. Andartene. No. Puoi risponderti con questo cellulare? Non con la tavola Ouija? Ci fai un... Non andare. Rispondici con questo cellulare che c'ho in mano io, con questo affare che c'ho in mano io. Fai chiudere la tavola alla Elisa. Sei la placetta verso goodbye, puoi chiudere. Sei morto di qualcosa? Per chiudere la seduta ti chiedi permesso di uscire. Se la placetta va su goodbye puoi chiudere. Andata. Goodbye. È andata. Abbiamo chiuso. Si muove ancora da solo però. Mi sta dicendo a rivederci, mi sta dicendo. Non aprire più sessioni con... Vedi, sono uscita da solo. Noi ti salutiamo. Dobbiamo andare. Mi spunti la borsa? Ha detto non andartene, mi ha detto. Noi ti salutiamo. Mi ha detto non andartene. Noi ti salutiamo. Grazie di averci risposto. Vediamo se riusciamo tramite... amplificare un attimino di più con la musica, lo stereo. Noi ti salutiamo. Sì, ha detto. Grazie per aver parlato con noi. E scusaci il disturbo. Grazie, ha detto. Ha detto grazie. Grazie. Grazie a te. È stato un piacere conoscerti. Di più ha detto. Ciao. Esci. Vabbè, che dire di questa sessione? Minchia, è stato da brividi. Da brividi, ragazzi. È terrificante è stato. Allora. Cosa l'hai presa? Abbiamo preso in un negozio. In un negozio. Ma dai. Ma dai, non mi dire. Ma dai, ma che intuito. Allora, rito nel Palo Santo. Sto facendo giramenti. Sento mal di testa, ma sento mal di testa, tu scrivi. Uno, due, tre. Sto purificando l'ambiente con Paolo Santo. Direi di disinfettare un attimo anche la macchina.